Come oggi portarmi in casa una puttana? Mamma, è già difficile trovare domestici, nessuno mi sopporta. Ma una puttana? Mamma, questo non ti dà il diritto di essere scortese con lei. Non mi piace che un'estranea mi veda falsificare degli sciagali in casa mia. È così Senti, difficile da capire. Manuela non fa la puttana, ok? Ha smesso. Da quanto la conosci? Da stamattina. Da stamattina. Sei incredibile, Luigi. Mamma, lo sai che il mio lavoro è aiutare le persone, no? Anche se le ho appena conosciute. Il mio no. E non fare quella faccia. Ciò non significa che io sia intollerante. Ti propongo un patto, Luigi. Sì. Sì, ascoltami. Sono disposta a dare una possibilità a questa donna. Se tu non vai nel Salvador. Senti, mamma, tu lo sai che ho già abbastanza dubbi. Non me ne mettere altri, per favore, ok? Ma come puoi non avere dubbi? Luigi, questo viaggio sarà un suicidio, o meglio, un parricidio. Senti, non ricominciare, basta! Luigi, ti prego, ascoltami. Ascoltami. Ti prego, non devi fare così. Ascolta tua madre. Non andartene, lo so, una puttana, un salvadoregno, sono meglio di tua madre e di tuo padre. Senti mamma, c'è Aspetta. Manuela che mi aspetta, ok? Aspetta, Luigi, ti prego, aspettami. Non ricominciare. Ascoltami. Invece di andare nel Salvador, fatti vedere da uno psichiatra. Sì, però magari farebbe bene a tutti e due. Luigi, non andare, non vuoi vedere prima tuo padre e il cane? Che dice un altro giorno? Stai bene? Ciao mamma.